Ok, ci siamo. A parte la partenza un po' sbagliata. Comunque, salve a tutti, amici e nemici di Serial Gamer. Io sono Leonardo. Come ci sono? O c'è? No, ci sono. Palesatevi. Ci sono. Mi paleso. Ciao, io sono Eno. Siamo solo noi due, mi sa, questa sera. Ah, ok. Vabbè, avevi fatto bene. Se ci fosse qualcuno di mascarato. Col mascara o con non mascara. Ok, proviamo a fare un attimo andare... Tornerà un giorno, Nipa. Un giorno, un'ora in cui... Vediamo più che altro se riusciamo a far vedere il gioco, perché sono senza secondo schermo oggi, quindi punterò tutto sull'istinto femminile. Sì, sento che si vede. Vedo che si vede più che sento. Sì, vedo... Sì, sì. Infatti vede, facciamo un primo test di audio, ho provato ad abbassare un pelino il volume del gioco. Sento così. Avvicino un po' il microfono, così oltre a me sentirete il mio compagno di viaggio che è la tastiera. Ok, più o meno sistemato tutto. Premi un tasto, posso scegliere io quale? Scelgo questo e vai. Come sai, io per sapere cosa stai scegliendo ci metterò un po' di secondi, no, quindi potresti non saperlo perché è scritto premi un tasto, non sai quello che ho premuto. Allora, ma io lo so. Ma tanti premono, alla fine si preme sempre lo stesso tasto. Comunque, ancora siamo pochini, quindi è inutile. Facciamo un po' di conversation. Mi sembra tipo le lezioni di inglese. Facciamo un po' di conversation. Vorrei assicurarvi che non è che tutto è bloccato, ma potrebbe essere la fantastica maledizione Ubisoft che non si connette ai server proprio ora. Sarebbe fighissimo. Dai, non può essere così. Su. Allora, io in caso ho le carte napoletane e ci facciamo una briscola. I servizi di Ghost Recon Wildlands non sono disponibili in questo momento, rimarrà più tardi. Allora, io sto versando un tè. Quanti siamo? Siamo in 5. Qualcuno vuole tè? Io, grazie. Se qualcuno vuole del tè, in realtà non c'ho manco quello perché è della pace. Allora, mentre cerchiamo di capire perché la Ubisoft mi odia così tanto, perché deve essere proprio un pezzo di merda se nell'ora di... Vabbè, non dico di punta, però comunque, bene o male, dovrebbe essere un orario in cui la gente può giocare più facilmente, esce da lavoro, si siede, poggia le natiche sulla rispettiva sedia. Che oggi c'erano problemi anche sui server di For Honor. Sì, ma fondamentalmente abbiamo fatto le prove pomeriggio, andava quando non volevo giocarci, adesso che dovremmo giocarci forse potrebbe non andare. Ma non vi preoccupate, abbiamo tanti bellissimi giochi da mostrarvi, tra cui... Mount Your Friends. Tra cui Mount Your Friends, cioè. Vuoi mettere più strategico di quello? Ma siete degli stronzi. Cioè, io potrei giocare per esempio offline a sto gioco, tipo in single player. No? Non mi pare. Allora, cosa possiamo vedere? Per ora possiamo dire che ha delle belle trasparenze. Un'intermittenza dell'alfa del quadratino di annulla che non è niente male. Molto bene, molto bene. Vado a controllare i server. Ok, un attimo che Eno Biella va a Parigi, da Biella Parma a Parigi, insomma sì, sei un giramondo, va a Parigi un attimo, ci attacca i server solo a noi e ci siamo di nuovo. È troppo figa sta cosa, è impossibile collegarsi al server, ai server. Consulta ghostrecon.com/betaportal. Ok. Beh, controlliamo se è qualcosa che magari potrebbe essere ghostrecon.com/betaportal. Slash scritto con l'ash di ascella. Ci metterò un attimo. Potrei mettere tipo, potrei cantare qualcosa per intrattenervi? No, aspetta. È andato. Ok, bene. Non so che è successo. Ma è andato. Vi prego, non scappate, restate con noi. È andato. Se non vi guardate le spalle, ci lascerete la pelle. Quando hai detto che volevi cantare, la gente è scappata. Mi spiace. Il loro network si fonda su paura, violenza e intimidazione. Dovrete distruggerli dall'interno. Sì, pare io avevo messo la lingua inglese. Produzione, contrabbando, influenza e sicurezza. In ginocchio. Allora, Leo, tu hai già avuto modo di provare la beta? No, ho fatto solamente una prova tecnica per vedere come erano più o meno i menu, le impostazioni grafiche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se tu l'hai già giocata puoi fare un focus sul gameplay, io più o meno parlerò delle opzioni grafiche disponibili su PC. Io ho avuto modo di provarla su Xbox One, non questa versione dell'on l'open beta, ma la closed beta di un paio di settimane fa. Ora non so, nella beta aperta dovrebbero aver aggiunto una regione rispetto alla closed, e il gameplay io lo definirei una via di mezzo fra i Far Cry 3 e 4, diciamo, come struttura. Ha qualcosa di The Division anche, però in realtà avverto solamente un attimo il pubblico che devo riavviare solamente per cancellare i salvataggi e ricreare il personaggio, così possiamo vedere da vicino l'editor in maniera completa. Prego. E le meccaniche di guida mi sembrano molto quelle di Watch Dogs 2. Watch Dogs 2? Ah sì, ok, scusa, avevo proprio sbagliato il gioco nella mia testa. E chiaramente sono la struttura delle strade eccetera ricorda molto quella di Far Cry 3 e 4, quindi ci sono salite tortuose, queste cose, strade strette eccetera. Io ho provato solo le missioni della storia principale, che erano 6 mi pare nella closed, e non ho fatto molte secondarie, ma ho visto che ce ne sono parecchie che possiamo poi vedere magari dopo, in un secondo momento iniziamo a farle vedere. Ok, intanto il gioco dovrebbe essersi riavviato. Non solo le strade, scherzo. Hey, non solo le strade. Ok. Datemi conferma che a breve dovrebbe riapparire il segnale. Ok, perfetto, lo vedo in diretta. E vi anticipo che i tempi di caricamento sono, non dico lunghi, però vabbè, accettabili. Ma penso che, vabbè, pur sempre una beta ci può stare. I tempi di caricamento sono fra Bloodborne e The Witcher, più o meno. Per dare una stima approssimativa del tempo. Pure su console erano abbastanza pesantini. Su The Witcher, se hai una PlayStation o un Xbox e giochi nelle due console, nei tempi di caricamento quando muori puoi finire The Order. Ah. Allora, io direi che, essendo che mi sembra che l'editor sia abbastanza carino, di soffermarci un attimino su tutti gli elementi che si possono scegliere, io faccio una femmina, non me ne frega la cippa. Voglio essere colei che viene desiderata da tutti sul campo di battaglia. No, in realtà ho sempre certo personaggi di donna, ma non per versioni particolari. Di solito li trovo sempre più curati, è quasi come se i designer si soffermassero di più sul modello femminile e su quello maschile, ma sì, facciamolo grosso, anche se questo maschile è figo. No, sì, ma scheggia, sì, in effetti su questa cosa già ho notato dalla closed che la struttura è veramente troppo alla Far Cry da questo punto di vista, e sì, quindi secondo me bisognerà valutare molto bene i contenuti al lancio. No, adesso lui sta giocando su PC. Allora, innanzitutto prima, per modo di dire, spoglio un secondo la tizia in modo che possiamo vedere. Pantaloni non gli posso... Voglio andare in mutandine? No, ok, non si può, aspetto. Accessori, togliamogli tutto, così partiamo belli nudi e crudi. Devo per forza mettergli regolare, ecco, perfetto. Vabbè, già possiamo partire così. Allora, i modelli, beh, sono texturizzati bene effettivamente. Allora, vediamo un attimo, partiamo da testa. In testa, se non ricordo male, si può scegliere solamente un modello. Scorriamoli velocemente tutti, vediamo. Proprio una robaina veloce, tanto dovrei ricordare bene. E girati, fatti vedere, non essere timida. Ok, Foxy, Blade e Mason. Allora, io direi di scegliere... Ma sembra cazzuta in tutte le sue salse, via, Keller. Colore occhi mi va bene marrone chiaro, vabbè, non c'è bisogno di far vedere. Perché non posso scegliere pelura facciale? Perché che è sta roba? Vabbè. Capelli, sfumati... rasati, coda di cavallo, doppio taglio, ispidi. Scheggia, per rispondere a quello che scrivevi, più che altro mi sembra che in questa generazione di console e di videogiochi in generale ci sia proprio un appiattimento generico di queste produzioni, nel senso che comunque oramai mi sembra che sia gli FPS che i TPS facciano una rincorsa a chi si copia di più. Basta vedere la deriva degli FPS, secondo me sono tutti ambientati nel futuro con doppi salti, cose improponibili. Io sto cercando di andare una via di mezzo tra il lentissimo e il veloce, insomma, cercare di far vedere tutto, però senza perderci magari troppo tempo, perché sull'editor spesso non ci si sofferma. Beh, è un discorso che riguarda un po' tutti i generi, diciamo, che ormai si tende a copiarsi fra un gioco e l'altro, e alla fine abbiamo tutti i giochi che si assomigliano tantissimo senza avere più delle caratteristiche uniche. Intanto mi sto divertendo come un cretino. Aspetta, però non mi piace la faccia, sembra uscita da Beauty. È chiaro che Battlefield 1 si distingue chiaramente per il setting, però nel senso è tornata a un setting storico, appunto, per non fare, cioè, parliamoci chiaro, nel senso Electronic Arts da quel punto di vista era coperta con Titanfall dal punto di vista FPS moderno, futuristico, e quindi ha potuto lanciare Battlefield 1, che è un bel gioco, un grandissimo gioco secondo me. Nel senso, in questo momento è uno degli FPS che sto giocando di più. Ok, un attimo solo per i vestiti, vedete che sotto ci sono anche le, diciamo, texture, i pattern, chiamiamoli così, e io direi di farla cazzutissima, cioè super cazzutissima, in stile il lesbicone di Alien 2. Mi pare che in tutte le produzioni marchiate Tom Clancy in questo periodo, per riferimento alla Division è chiaro, di personalizzazioni ne mettono tantissime. Anche nello stesso For Honor, che sto giocando su Xbox One, le personalizzazioni sono tantissime, però bisogna poi vedere quanti contenuti ci sono effettivamente nel gioco, perché avere tantissime personalizzazioni ma poi che dopo un mese non ci gioca più nessuno perché non ci sono contenuti, non è tanto bello. Beh, per me l'editor è una cosa importantissima, devo sentire il personaggio mio anche se è una donna, ma poi al massimo gli metto un pene così. Sono indeciso, così è fighissimo, però forse è più una scappata di casa. Vabbè, stiamo con la canottiera che fa figo. Corpetti, ok, qui andiamo già. Tu che ci hai giocato, ci sarà sicuramente una meccanica ruolistiche per potenziare il PG, immagino. Sì, puoi potenziare il personaggio, puoi potenziare, sì, come tutti i giochi di questione. Sì, sì, no, chiaramente anche le armi sono poi modificabili in toto, quindi c'è... Ho bisogno di task, quindi per adesso metto questi. Di task, sì. Bisogna poi vedere se effettivamente le tasche funzionano, che hai più spazio. Mi sembrano i pantaloncini di cosa. No, vabbè, quello è solamente estetico, ovviamente, però le voglio comunque. Sto facendo veramente una zinga, insomma. Stivali da lavoro, da combattimento. Ah sì, da trekking va bene. Se qualcuno di voi sta giocando su PC a Ghost Recon Wildlands e vuole giocare con noi, lo faccia sapere, lo scriva in chat, che lo aggiungiamo. Possiamo provare a giocare in multi. E vi ricordo, scusa Leo se uso questo spazio, vi ricordo che alle 22:30, circa mezz'ora, 20 minuti dopo che finiamo questa diretta, partiremo con una diretta su Nioh in cui mostreremo un po' di gameplay di Nioh dalla Play 4. Ok. Beh, l'editor c'è tanta roba. Forse anche troppa, mi ci sto perdendo. E mi sta scendendo una tamarra non indifferente. Oh, che figata. Ok, sei tamarrissimo. Ah no, lo scema, che figata. Sì, va bene questo. Copri capi. Però c'ho dei bei capelli, perché coprirli? Cioè, chi se ne frega adesso, dato noi dobbiamo essere fighi. Ciao Scheggia, grazie. Non avevo letto. Se ne andava. La coppola. Cappello alla coppola, cappello di lana, Beh sì, diciamo che si può creare qualcosa che si possa sentire veramente proprio. Io mi sento di essere lei. Gli devo dare anche un nome? O si chiamerà semplicemente con il mio account? Credo, onestamente non me lo ricordo più. Voglio chiamarla Geltrude. Ok, pilota... Sono in dubbio. Gli zaini! Aspetta. Ecco. Ti vuoi mettere che una donna esce senza lo zaino giusto? Il fatto che tu stia interpretando una donna non indica che devi metterci 45 minuti a fare shopping, però. Ma io in realtà sono un feticista degli zaini. C'è sempre il giusto zaino per la giusta occasione. In questo caso non c'è. Vabbè, mi accontento di. Mi accontento di uno. Dai, questo che è il più brutto. No, ma noi siamo leggeri, quindi puntiamo. Vabbè. Ok, ho già cambiato idea. Ci facciamo tutti belli neri. Così in pieno giorno ci mimetizziamo. Benissimo. Oh mio Dio. Fammi scegliere il colore. Vabbè, ok. Toppe? Cioè? Le toppe al culo. Ah no, no, ok. Bandiere non so per italiano. Allora nessuno. Completi speciali. Ah, completo personale no. Perfetto, salva il tuo personaggio. Vuoi con sesso e tratti fisici non possono essere più cambiati. Lo dici tu, siamo nel 2017. Vuoi continuare? Sì. Difficoltà arcade, normale, avanzata, estrema. Vediamo, arcade più facile, non ne frega una cippa. Praticamente modifica il tempo di rilevamento da parte dei nemici. Normale, normale. I nemici sono più precisi e letali. I nemici sono estremamente letali, attenti e capaci. Vabbè, visto che dobbiamo più o meno spiegare il gioco, partiamo da normale. Lei si sta prostrando a me, mi fa continui inchini. Anch'io mi inchino a lei, signorina. Partiamo da normale. Ok. E adesso, visto che ci metterà un po' a caricare, di solito arriva al 97 e poi tipo 98, 99, 100. Che poi dico di solito quando in realtà l'ho avviato una sola volta. Intanto posso dire che rispetto ad altri titoli per PC... soprattutto altri titoli Ubisoft per PC, ci sono abbastanza opzioni grafiche. Non parliamo delle opzioni che potremmo trovare, mi viene in mente The Talos Principle o The Principle of Talos, insomma, su altri giochi magari specificamente programmati per PC. Però non solo, ce ne sono tante. Finalmente, anche per chi magari non ne capisce molto di opzioni, di settaggi, ci sono a destra, se partisse il gioco vi farei vedere magari, praticamente ogni opzione grafica vi dà uno screenshot che vi fa vedere più o meno come cambierà la grafica di gioco con l'opzione attiva o meno. E questa è una cosa molto positiva e potrebbe far avvicinare tante persone ai settaggi invece di spaventarsi per dire oh mio Dio non so cosa fare, se tocco qualcosa esplode. Ok, ci ho messo meno del previsto. No, lo sciocco italiano. Va bene, per voi lo lascio. Era un buon amico. Mi spiace molto. Potrei mi spiace molto. Rischio del mestiere, ma non aiuta. No, per niente. Vi chiedo adesso ai presenti se volete che in generale le cutscenes vengano saltate o se lasciarle. Scegliete voi, io mi attengo a quello che deciderete mentre mi scollo la tastiera. È dura, ma è una copertura che mi lascia libertà. Almeno è un elicottero. Che fondamentalmente la domanda è se volete vedere i filmati o se volete che passiamo direttamente alla ciccia. Razorback, io mi fido del tuo giudizio, al mio 3, 2, 1. Tanto alla fine è una beta, fondamentalmente la storia interesserà di più a chi comprerà il gioco completo. Andiamo a vedere subito le meccaniche. E poi abbiamo Eno, in caso spiegami tu se c'è qualcosa da fare. Beh, tanto penso che si capisca tutto tranquillamente. Dobbiamo sparare alla gente. Dai. Spoiler alert. Il cartello del narcotraffico, sostanzialmente, cioè, penso che ormai l'abbia capito chiunque di questo gioco. Mi ha fatto giocare a me da problemi di server. Allora, confermo che effettivamente all'inizio della diretta ha dato problemi anche a noi all'accesso. Sarò miracolato, non so che dirti, ci ho fatto entrare... In realtà abbiamo minacciato di andare a toccare i server direttamente. Comunque, prima di far partire il gioco, vi faccio vedere quello che vi dicevo prima. Se andate in opzioni grafiche, come vedete, ogni volta che evidenziate un'opzione grafica, in basso vi esce scritto la descrizione. Quindi l'antidialasi bla bla bla. E vi fa vedere bene o male vabbè, forse ho scelto la peggiore opzione per farvi capire cosa fa. Ecco, per esempio andiamo con l'occlusione ambientale. Se guardate l'immagine, attivando e disattivando l'opzione, vedrete come la qualità dell'immagine cambia in maniera live, insomma. E avete un'idea di cosa fa l'opzione, perché molto spesso vedo tante persone che mi dicono sì, ma sta opzione che fa? E ci mettereste 30 ore a spiegarlo. In più, molto comodo, in basso a destra vi fa vedere anche la video RAM disponibile, quella che avete al momento occupata. Io ho fatto dei settaggi un po' più leggeri di quelli che potrei mettere, anche perché sto streamando e giocando sullo stesso PC e potrebbero essere un problema. Tipo già la prima cosa vado che vedo un bel po' di tearing, però vabbè. Io non mi sento a mio agio a lavorare con Pac, Katari e quei ribelli. La loro ideologia prevede sempre un sacco di cadaveri a terra. Come te la senti questa operazione, Nomad? Alla fine è una missione di vendetta. Tipo loro mi stanno parlando, io non li sto incluando, li striscio. Ah, guarda che siamo, vogliono entrare. Ok, dai. Ok, dai, dai. Ok, dai, dai, dai. Vabbè, facciamo risalire, mi sto pigliando un po' troppo per il culo. Provo da 10 minuti e non riesco ad entrare. Mi sembra strano, cioè, perché... Guarda, prova a riavviare il gioco, magari non so se... Magari non è su PC lui. Ah, ok, no, stiamo giocando su PC, non su... i server dovrebbe essere per forza separati. Comunque, vediamo i comandi intanto di gioco. Li ho visti, vabbè, ma saranno i classici. Dovrei attivare il V-Sync perché vedo del team mostruoso. Però vabbè, ho visto giochi Ubisoft completi girare molto peggio di questa beta, quindi questo mi fa ben sperare per gli ultimi giorni di ottimizzazione. Mi fa un po' meno sperare per la musica di sottofondo. Salve gente. Beh, i comandi alla guida, nonostante sia da tastiera, risultano abbastanza fluidi. E non so se devo come dicevano in chat, la particolarità è anche se non li aspetti ti spawnano comunque dentro i... Sì, ho visto che hanno quel classico teletrasporto. Sì, sì, no, quello sempre. Dalla chat mi suggeriscono anche di andare piano, però vabbè. C'è del traffico, non ho visto come... Ordina assai. È che non è un suggerimento stupido perché... Si incazzano se mi dà un po', no? Al di là di quello, io ho passato metà della close da cappottarmi allegramente perché sì, è molto divertente. Sì, penso che ci sono molti dossi. Wii! Fino dove dobbiamo guidare? Porca. Ok, vedo una zona... Mi conviene andarci a piedi, voglio andarci a piedi in teoria. Anche perché ci sono delle scale. Vabbè, possiamo provare ad essere un po' più furtivi. Esci. Ok, devo tenere premuto E. Comandi per vedere l'arsenale. C'è un modo per vedere le armi un po' più nello specifico. Silenziatore, ok. Tutorial, barra spazio, ricognizione. Prendi il tempo per marcare i nemici e le difese, premi Z per usare il drone, premi B per usare il binocolo. La B di binocolo e la Z di drone, perfetto. La B di binocolo. Marcatore sincronia. Ok, non ne vedo altri per ora. Ma questi sono già nemici, mi sa di sì. E come faccio a dare il comando? Colpo sincronia con Q, attacca. Vabbè, proviamo, proviamo a premere Q, chi se ne frega. Perdi un po' di qualità nello streaming ogni tanto. Non spaventiamo il bersaglio, usiamo i silenziatori. Che se a me scarica molto si blocca anche eventualmente se c'è qualcosa che non... E anche a Nipa mi diceva così. Non so se Razorback o gli altri possono confermare che anche loro hanno problemi sulla visione e cerchiamo di mettere a posto. Muoviamoci. No. Tutorial colpo sincronizzato. Punta un bersaglio e premi Q per posizionare un marcatore. Ok, fin qui ci siamo. Spara o mantieni Q per avviare il colpo sincronizzato. Quindi o rispondono al mio colpo oppure semplicemente tengo premuto Q. Ok. Stanno ballando? C'è un bersaglio con mitra. Sì, stanno decisamente ballando. No, tutto ok, si vede benissimo, dicono. Quindi siamo io e... in teoria potrei abbassare il bitrate se qualcuno mi dice che si vede male, magari per quello. No, no, dicono che si vede benissimo loro, quindi se loro vedono bene sono io che vedo male. Ok, va bene. In realtà mi dispiace anche... solo che il frame rate non sia stabile, però dovrei un attimo... Allora, scusate un attimo, non ho visto bene i comandi. Dicevo, dovrei un po' reimpostare il tutto. Allora, però, vabbè, l'importante è che vedano bene loro, a me possono sanguinare gli occhi. Volevo chiedere, c'è un sistema di coperture oppure mi devo solamente abbassare e fa tutto lui? Mi pare che se lo prenda in automatico, è quello il problema che era molto discusso sulla closed. Siete degli stronzi, non mi avete seguito con lo sparo. Direi che abbiamo finito. Io volevo chiedere, ecco, con CTRL C si abbassa per... Direi che abbiamo finito un paio di cippe. No, no, marca risorse. Oh Gesù, chiedo scusa, perché mentre avevo è un maiale, mentre stavo mirando il maiale me l'ha scritto marca risorse e mi ha confuso la cosa. Ok, le mappe mi sembra che abbiano... Tipo adesso io vorrei ripararmi qui. Sì, si ripara in automatico, ok. Posso usare Q senza binocolo? E soprattutto un'altra domanda. Una cosa per me fondamentale, come faccio il cambio spalla? Male. Col PC non te lo so dire assolutamente. Ma si può fare, perché si può fare, controllo un attimo i comandi. Tipo adesso dovresti girarti a destra, perfetto, bravissimo. Loro si stanno nascondendo in maniera molto poco furtiva in realtà. Solo che sto abbattendo bersaglio. Stai? Con tastiera e mouse io proprio non sono capace. Quindi. Purtroppo io sto usando i comandi di Metal Gear Online, cioè per farti capire. Però a normale non mi sembrano molto reattivi i nemici, ma anche i miei compagni sembrano così intelligenti in teoria. Devo interrogarlo, quindi forse quello è meglio che non lo ammazzo. Potrebbe... Merda, mi ha visto! Mi ha visto, andiamo a prendere la calcio in culo. Come lo interrogo? Come lo interrogo? Prendi. Prendilo. Come lo interrogo? Prendi. Bene, bene. E abbiamo uscito il comando prendi. Con B interrogo. Qual è la capitale dell'Italia? Tu rispondi alle mie domande, o ti picco un proiettile in pancia e ti lascio morire nella tua merda. Lo entiendes? Calmati, cavrò un cazzo! Che cosa vuoi? Sì, però non siate scusi. Dove lo trovo? Stai scherzando? Tutto per questo? Ma sì! È alla Toyo Fan! Ah, ok, grazie Lazzurro. Così vedi cosa facciamo a chi si mette contro di noi. A quelli come te. No, perché l'hai fatto? Poteva dirci qualcosa tipo come fare un buon ciambellone. Premi M per aprire la mappa tattica e vedere le missioni, le casse e i luoghi scoperti. Ok. E beh, come non fare a vedere i luoghi scoperti? Posso essere stronzo, non ho sentito quello che mi ha detto. Mantieni per spostarti, cioè... Ah, ma va a cagare, solamente per mi piazza il segnalino. Forse o forse no, Amaru è una figura chiave dei ribelli. Il cartello lo terrà in vita finché non riuscirà a scoprire quello che sa. Non possiamo rischiare, la posta in gioco è troppo alta, muoviamoci. Vedo che ho preso delle risorse. Quindi a questo punto anche il bidoncino di prima era una risorsa. Dov'è il mio bidoncino? Dovremo trovare i rifornimenti dei ribelli. Ci ripagheranno in sé. Muoviamoci. Il cartello non starà certo con le mani in mano mentre cerchiamo di salvare Amaru. E marca le risorse? Marca anche il maiale? Marcalo? No? Ok, 1 chilometro, 2 chilometri insomma. Direi che prendo la macchina. O prendo la mucca. No, che non è una mucca. Non so cosa sia. Ok, andiamo. Dovrei aver parcheggiato qua sotto. Si può saltare oppure è il classico gioco in cui non si salta perché è inutile? Sai che non me lo ricordo più? Ma siete delle pippe, sono ancora dietro. Guido io. Tra l'altro io vedo tantissimo in ritardo stavolta. Mucho strange. C'ho la perfetta adesso per vedere... per vedere se si vede tutto bene. Continuiamo se come dicevamo anche agli altri prima che partisse più o meno la vera live, se qualcuno non ha l'account Twitch e vuole commentare o fare domande, usate l'hashtag che vedete in alto a sinistra, a cui probabilmente non potrò rispondere io perché non ci ho ancora giocato, però ma io sì, lui sì, ma anche in chat ci abbiamo tanta bella gente che ci ha giocato. Poi il gioco finito lo faremo vedere non so da quale piattaforma, ma va bene. Quando uscirà? No, 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 scusa, scusa, non volevo. Penso di aver ucciso qualcuno, penso di fare una scampagnata non prevista. Ah, però lì mi ricollega al sentiero, ok, tutto a posto ragazzi. Poi ti mando i dati dell'assicurazione, non è nessun problema. Ok. Commetterebbe sventura parcheggio per Tietto. Basta, dai. No, scusa, in realtà erano 17. No, per leggere i commenti sono stato fuori strada, sono un deficiente. Comunque sì, a me sembra fa una bella impressione, poi vedo dei luci e lama in aria. Vedo sulla mappa un segnalino rosso con una moto, che mi rappresenta una moto? O un cattivo su una moto? Probabilmente un cattivo su una moto se è rosso. Scusate, vado a verificare. Il gioco anche su console da giocare è piacevole assolutamente. Il discorso rimane quello che facevo prima, ovvero che bisogna capire quanti sono i contenuti, quanto dura il gioco, quanto è coinvolgente online e quanti contenuti aggiungono sostanzialmente. Mi confermate che se io mi allontano i miei compagni respawnano vicini? Perché voglio usare la moto. Brum brum brum. Sì, respawnano vicini. Ottimo. Te lo confermo io. Ok, prendiamo la macchina amici, andiamo. Questa è la peggior... Che roba è? Sento... Mi sono sentito sotto mira, mi sa. Questo mi sembra più corazzato degli altri, perché mi ha un po' rotto il culo. Comunque io ragazzi... Sì? Vai. No, vai. Volevo ricordare che cerchiamo comunque sempre nuovi streamer su Twitch, quindi se qualcuno dei nostri spettatori si vuole proporre per streamare anche lui la console, da PC, quello che vuole. Però è crudele che lo dici proprio appena ho preso la moto e sono caduto di faccia come un cretino. No, beh, lo dicevo appunto perché era, sai, magari così, Anto Gian scrive, lo trovo interessante, sappi che si può giocare in 4. L'intera campagna immagino. Perché di solito il problema di questi giochi è che... Sì, c'è la campagna, però... L'intera campagna e soprattutto Anto non lo prendo su PC. Ma soprattutto ricordo che con lei abbiamo provato Figure Soldier, che è stato un po' più problematico da digerire. Perché era... per creare quella finta cinematograficità... Era un po' una palla, cioè troppo limitata, mentre già qui con sta natura open world o sandbox, no, sembra bello grosso, quindi la chiamerei open world perché è una vita. Direi che si lascia giocare volentieri. Allora, io ho aggiunto una mia destinazione che è la casa nella prateria. Ci avviciniamo alla Tollo Farm. Ah, ma stanno sparando! Un attimo. Le faccine di Anto con cos'è, una chiave inglese, non capisco, non so cosa vogliono dire, ma ho paura. Ah, mi stanno ferendo, buttiamoci. Via, salto nella fede e nella paglia. Quella è una testa? Nemico eliminato. Mi chiedo più che altro se si possa ficcare un mirino quest'arma qui, perché al momento comunque immagino che questo sia un avamposto da liberare. Quello è un tizio, non capisco. No, non spaventa pasti, sono un deficiente. Bene, beh, se un'altra arma è abbastanza precisa. Nuovo punto abilità a livello 2, lo mettiamo subito. Poi ecco, io ho questa cosa irrealistica di caricare ogni 2 proiettili, però vabbè. No, qua su, volevo solamente scavalcare la paglia, ma che cazzo ti sei fumata stronzetta? Ok. Praticamente volevo andare oltre la barricata, la trincea. Ma che altre armi c'ho? La pistola, sì, dai, che sono troppo sexy con la pistola. È a terra. Se lo dici tu mi fido. Io sto dando per scontato che dietro le spalle non ci sia nessuno. Perché si nasconde? Qualcuno lo vada a prendere. Andatelo a prendere. Ok, dobbiamo capire se l'avamposto va liberato. Questo è un pipì. Ok, voglio la pipì. Furtività. Premi 3 per usare la pistola che ho appena buttato. Per l'approccio furtivo premi controllo, ok. Se Amaru viene ucciso da un proiettile vagante, l'operazione Kingslayer finisce ancora prima di iniziare. Andiamo. Quindi fondamentalmente dobbiamo ascoltare sto tizio facendo... No, c'è un elicottero. Moriremo, tizio, lo sai, vero? Perché guidarlo io se si può. Oh no. Devo prenderlo in braccio tipo Metal Gear? Sei Amaru. Comunque se non giochi in PV con gli amici devi per forza guidarlo tu l'elicottero, perché gli altri si siedono tutto attorno e non lo guidano. Let's fucking go, galline! Ok. Come si guida l'elicottero? Devo mettere le chiavi? Devo mettere... Santa Blanca. Ok. Ma Amaru ci entra? Per favore mettiti in un posto sicuro. No, ci sono problemi di connessione un po' per tutti, credo, perché siamo riusciti a connetterci per puro caso, perché anche noi dava errore prima di riuscire a trasmettere. Su PC in questo momento noi stiamo riuscendo a giocare, ma so di amici che non riescono a giocare su Xbox, quindi non penso che ci siano problemi. C'erano problemi anche su For Honor oggi pomeriggio, immagino che sia un problema dei server Ubisoft in generale oggi. E per rispondere a Kingslayer quanto è trash, mischia tutti i generi e pure male. Non lo so, io questi giochi qua penso che vivano soprattutto per la coop, per giocarli con amici, perché effettivamente se ti metti a giocarli da solo rifletti su tanti aspetti che potrebbero essere un po' sbagliati. E per citare ti cito appunto Future Soldier e ti cito Resident Evil 6, che da solo non sarei riuscito a giocarlo mai, proprio mai. Ma a parte questo io ho paura, ho già... Ok, spero di non far cagate. Ma guarda che pro, guarda che pro. Ok, penso, sto scherzando. Dove devo portarlo? Dove mi portate? Oh, dai tuoi amici. Non posso andare più in alto, che sto già toccando gli alberi. Per virare rapidamente. Mi sento un deficiente. Non posso andare più in alto di così. Senti, volevo chiederti, posso rubare le macchine ai passanti? Perché non va più in alto. Non sta andando più in alto, perfetto. Sono un cazzone. Ok, chiedo scusa a tutti. Comunque no, trash è il termine sbagliatissimo, cioè proprio tutt'altra cosa trash. Forse lui intendeva più come meccaniche, il miscuglio potrebbe dar da pensare a molti, però almeno finché copano. Sull'ottimizzazione non posso parlare perché sto vedendolo per ora, il Forza Milan così gratuito, che bello. Sto vedendolo adesso per la prima volta su PC. Io giocando su Xbox non ho problemi di ottimizzazione, quindi non mi faccio problemi di questo tipo. Però non... nel senso, su Xbox ho visto un sacco di problemi di altro tipo, nel senso, allora, non di ottimizzazione. Per l'ottimizzazione se sei interessato... Aspetta, scusate un attimo, ok, devo salvarmi il culo, perfetto. Se interessa molto l'ottimizzazione potremmo farci un focus. Bene o male io ho un ibrido come PC, nel senso nulla di che. Oggi l'ho fatto partire in modalità finestra senza bordi, senza rendermene conto, e andava con un frame abbastanza alto. Poi vabbè, ci sono molte opzioni che a me non interessano e le disattivo quasi subito, tipo l'effetto Blair che mi fa vomitare il culo e altre cose. Però rispetto a giochi come Far Cry 3, che è uscito al lancio, che era praticamente ingiocabile, questo direi che è molto meglio. E inspiegabilmente adesso con visuale bella aperta e tanti dettagli sta andando meglio di quando ci sono due cagate da vedere. È qualcosa di particolare. Alberto, sul fatto senza amici, quasi tutti questi tipi di giochi qua sono questa cosa. Nel senso, il discorso amici non amici purtroppo funziona su tutti i giochi online. Nel senso che comunque anche Overwatch senza amici è molto riduttivo. lo stesso di Division, Destiny. Oh merda. Così. Oh merda. La valutazione programmata inizierà tra... Non ci dice quando. Devo salvare Amaru. No. Ci siamo. Non ci posso credere, non c'è morto nessuno. Amaru, venga. Comunque questo tipo di giochi qui, quello che forse chiede Alberto, è più o meno alla pari di un... non sono nemici, di un Saints Row, magari giocato con amici è decisamente meglio, è giocato da soli, chi lo sa. Io li ho giocati tutti da... in compagnia, qualcuno potrebbe anche confermare. La Open non l'ho ancora provata. Io spero che... sto fatto che dice la monetizzazione programmata inizierà tra, il non dice tra quanto. Cercherò di fare il più possibile. Allora vediamo qua, dotazione. Quello è un triciclo, ah no, è un drone, perfetto. Tipo io voglio cambiare la P-Bison con la pistola di prima. Se mi toglie sta cosa della manutenzione magari mi farebbe un cazzo di piacere. Rivoglio la mia pistolina. No, non ce la posso avere. Ok. Allora voglio modificarmi l'arma equipaggiata. Ottica, posso metterci un'ottica, mamma. Visualizza in Gunsmith. Oh. Cioè, no, non questo. Modifica, personalizza parti. Possiamo modificarla, vediamo però che parti c'ho. Calcio standard. Mi servirebbe un mirino leggermente... no, ok, tutto bloccato, perfetto. Mirino in polimori, ho il pieghevole. Molto male. Ok, va bene. Io, amici telespettatori, spero che Ubisoft non ci faccia uno scherzo buttandoci fuori, anche perché ho appena visto un bellissimo minibus e ho intenzione di provarlo. Ah no, aspetta, devo entrare prima. Cioè, vuoi dirmi che se quel deficiente non gli apro la porta non entra? Va bene. Estrai, prego, venga pure. Ho capito che sei ferito o malandato, però potevi pure aprirla, la cazzo. Sei ferito? Non riuscivo ad aprire. Anche un pessimo ospite. Quegli Aucas. Quei demoni che allora, anzi sembrava la squadra più contenta. Diciamo che sì, il fatto dei solitari è quello che bene o male fa incazzare un po' dagli ultimi. Ma i loro metodi lo stregano, perché non puoi scegliere effettivamente di buttarli via, da quanto ho capito. Si chiamavano Yuri e Politi. No, sì. Ti seguono anche se tu prendi la moto, loro trovano un modo per venire dietro lo stesso. Cioè, non puoi proprio lasciarli da nessuna parte. Allora, posso provare adesso a ferirle una gamba. Credo che funzionerà. Ma non vedo Yuri pulito da almeno scusate se salto i filmati, però lì c'è un messaggio profetico lì a destra e preferisco accelerare i tempi. Ringrazio intanto la mia personale stalker per i messaggi. Allora, io sono salito di livello, quindi cercherei qualcosa. La P di personaggio, la I di Imola. Sì, la I, ok. Abilità. Quindi vediamo un attimo che abilità posso avere. Mira stabile, dispersione senza mira. Ah, drone è proprio una categoria, quindi. Oggetto, il paracadute permette di saltare a velivoli. Preparazione fisica. Ok, quanti punti c'ho al momento? 9 abilità disponibili, ma punti questi qua saranno. Sì. Ah no, vedo che i requisiti sono dati praticamente dalle risorse che acquisisco. Scorreggiami se sbaglio. Scusa, non ti stavo seguendo, stavo leggendo le domande. Allora, praticamente per prendere l'abilità vedo che ci sono dei requisiti. Sono in fase di manutenzione, ma noi non usciamo. Noi perfettamente facciamo occupazione. Andiamo col minibus a fare occupazione. No, aspetta, a cagare, c'è la moto. Minibusso moto. Alberto, sulla lunghezza hanno aggiunto, non so esattamente quanti contenuti abbiano aggiunto, perché hanno aggiunto una regione rispetto alla closed e quindi non ti saprei quantificare quante missioni secondarie abbiano attivato, perché non l'ho scaricato. Onestamente in questi giorni io ho altri giochi da coprire, quindi non ho scaricato la open beta su Xbox e non ho controllato. Però hanno aggiunto una regione, quindi io suppongo che ci sia da giocare per qualche ora. A fare le missioni principali e qualche secondaria sull'open ci ho messo 4 ore circa, qui penso che ci siano 5 ore, 6 ore per fare al 100% tutte le Discord. Scusate sul cane che rompe. Io tanto... Con tutte le cose, però non so dirti quante, la regione quanto è grande, quella, cioè, quante cose hanno aggiunto in realtà, nel senso quante missioni principali secondarie. Intanto dico che forse vedo una macchina rossa, sarà macchina di nemici, gli posso fare attentati? Gli posso fare, gli devo fare attentati prima che lo facciano loro. Ma è una macchina fighissima, dammi la tua macchina fighissima, gli spara le ruote e non si bucano. Vaffanculo. E per rispondere a Daniel invece da PC a PS4 c'è differenza? Sì, nel senso che chiaramente su PS4 o PS4 Pro si vedrà per come è ottimizzato su console, qui invece chiaramente in base alle, a quanto è performante il tuo computer puoi migliorare la situazione notevolmente. Ma in realtà penso che da quel poco che ho visto raggiungere i 60 frame a 1080p, poi dipende ognuno che configurazione c'ha, non dovrebbe essere difficile, ripeto. Per quanto io detesti l'ottimizzazione dei giochi Ubisoft, perché di solito è veramente indecente, qui ci sono molte opzioni, quindi per farvi un esempio, su Far Cry 3 potevate scegliere 3 livelli di post-processing che non significa niente, mentre qui quasi tutte le opzioni sono separate l'una dall'altra, scegliete voi quale attivare, quali no, e direi che gira abbastanza bene considerando che non ci ho speso molto tempo per smanettare con i classici file CFG e roba varia. A livello di giocabilità, Daniel, io non ho avuto problemi su Xbox, quindi suppongo che su PS4 non sia lo stesso. Chiaramente poi uno dipende come è abituato a giocare. Se è abituato col joypad, Ubisoft dal punto di vista di ottimizzazione dei comandi con i joypad è sempre stata abbastanza buona, quindi... Vediamo se me li ritrovo dietro. Siete degli stronzi. Siete dei stronzissimi. Io voglio prima liberare questo bambosto. Ah, devo vedere però il cambio spalla come si fa, perché per me è un problema. Mouse e tastiera, cambio spalla, cambio grilletto, cambio sottocanna, cambia bocca. Ho sbagliato gioco. Per l'amor di Dio, come si cambia spalla? Cambio visuale spalla, mouse centrale, perfetto. Fammi fare una prova. Okay. Ah, Dio ti benedica. Ok, e questo è un altro avamposto, proviamo a farlo in maniera un po' più tattica rispetto a prima. No, 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 non guardarmi, sono invisibile. Non esisto. Volevo chiedere se si poteva rotolare mentre sei sdraiato come in Metal Gear, rotolare di lato. So che forse è una cazzata, però mi tornava molto comodo. Allora, ho visto che ci sono delle opzioni per i movimenti a terra, però non... cioè, non te lo posso confermare, a parte che adesso vedo non vedo più quello che stai facendo. Ah sì, ok, tornato. Vedo un secondo bersaglio, un terzo. Pronto all'ingaggio. Non riesco a marcarli. Fatti marchiare. Vabbè. Proprio così, non gliene frega niente gli altri due. Non gliene frega un cazzo di niente, ok. Allora mi avvicinerei un pochino. Se volete attaccarli non mi fa schifo. Giochiamo con il server down, non sappiamo neanche noi perché non ci ha ancora buttato fuori. Fondamentalmente una volta che fai l'accesso dovrebbe tenerti. Sì, ma non su console è bloccato a 30 fps. Modalità visiva, segnale. Ah, c'è la modalità visiva, cioè turno. Ok, essendo che i miei compagni, sono felice che i miei compagni non prendano i comandi, perché questo vuol dire che provare a farmi schiacciare da una macchina che passa. Posso fare tutto da solo, mentre questo povero disgraziato l'ho ammazzato e gli amici non gli frega un cacchio. Vai, vai, sono Rambo. Sono Rambo. Sono Rambo. Bersaglio a terra. Diciamo che forse giocata normale non dà molta soddisfazione perché sono veramente dei beoti. E mi chiedo cos'altro serva da fare qui. Gli avamposti vanno liberati o semplicemente marchiamo le risorse e via? Marchiamo le risorse e via. Ok, tu che ci hai giocato, no? Sì. Hai provato a fare un po' di level up perché prima ti provavo a chiedere mentre parlavi. Se ho visto che andando anzi, prima facciamo che le marchio così mentre parlo vedono più o meno quello che sto dicendo. Io sto marcando la risorsa e lui mi dice pacchi di cibo più 50. Se vado a M, vedo le abilità, vedo che io ho delle risorse in alto, immagino che il simbolino blu sia il punto abilità effettivo e gli altri invece sono le risorse che ho acquisito. E poi per salire di livello vedo che ci sono dei requisiti, per esempio per prendere velocità di rianimazione devo avere un punticino e 25 di risorse mediche, quindi è così che si pigliano le abilità. Sì, esattamente. Quindi oltre al punto devo avere, e quindi non sono risorse che si consumano, non c'è quel tipo, non è un survival insomma. No, no, non è un survival, okay. Non è assolutamente un survival. Sì, su PC fondamentalmente dipende da quanti ne puoi renderizzare tu col sistema che hai. Al momento penso che siano sui 45-60 perché non ho impostato bene VSync e altra roba varia. Allora, mi dicono che c'è una missione disponibile, quindi dati importanti. Sì, scegli tu se andare a fare la missione principale o la missione secondaria. Daniel, io per rispondere, tu lo trovi bello? Io l'ho trovato divertente, giocandolo con gli amici sull'Xbox mi sono divertito onestamente. Poi sulla trama e su tutto il resto ne discutiamo quando esce, quando potremo provare la versione completa. Però al momento è divertente, quindi il suo, quello che deve fare lo fa. La mappa è gigantesca. Sì, guardando quella definitiva è veramente grossa. Il problema di questi giochi qui di solito più che la grandezza della mappa è quanto riescono a renderla viva. Però se fanno tipo anche solo ad avere avamposti, più o meno la mappa alla Metal Gear non era, forse non mi ricordo se era grande, gigantesca, non lo so, però c'è sempre qualcosa da fare, a me divertiva. O Saints Row magari che era molto piccola magari la mappa, però giocandolo in coppia io andavo a rifarmi dal chirurgo, qualcuno di mia conoscenza andava a fare shopping e c'era roba da fare. Qui magari anche forse l'ambientazione non so quanto proprio ci si può piccare, però vabbè, chi se ne frega. Ma questi erano nemici? Questi nemici erano, io culo gli faccio. Morite bastardi! Aiuto, non aiutate i miei amici. Li abbiamo uccisi per delle risorse. Ok, più 50. Sì, qui mi sembra di aver visto che la mappa sia con una regione in più, quindi praticamente il doppio di quella di prima, se ho capito bene. Però non ho visto onestamente cosa hanno, cioè quanto è grossa la parte che hanno. Posso farvi una panoramica veloce, che forse era un po' troppo zoom out. Sì, infatti 20-21 boss, sì, dovrebbe essercene abbastanza da giocare. Bisogna vedere poi quanti contenuti stanno ad aggiungere dopo, perché tipo The Division, le tempistiche dei contenuti aggiunti successivamente sono state veramente disastrose. È una bicicletta? No, una moto. C'è la bicicletta? Non ho visto biciclette, mi spiace. Ok, questo gioco non è più da acquistare. È così che vieni kickato dal server. A parte che vedo un segnalino viola. Comunque è curiosa sta cosa che nessuno riesce ad entrare, io sono dentro. Quando io non sono riuscito ad entrare su Uplay per un mese e mezzo quasi, è il karma. Ok, vedo una macchina viola, sarà una macchina rara, sarà la primavera. Che roba è? Sai dirmi tu cos'è? Ah no, vedo, forse sono compagni. Che cazzo? Forse sono semplicemente altre bande. Ma che cazzo? Io volevo fare amicizia. Ma che stronzi. No, aspetta, che cazzo è l'unità? L'unità delle precosse fazioni nemiche le cui truppe si attaccheranno. Sì, scusa, era il telefono, sì, i viola sono i gruppi. I viola sono dei gruppi, oh merda. Io volevo andare a parlare, a scambiarci ricette, a... No, sono incazzatissimi. No, scusa, quello... No, non civile. Capita. Sono i rinforzi del castello. Quindi praticamente tra bande collaborano, perché adesso vedo una macchina della banda rossa. Ah no, stanno combattendo tra di loro. Ma io c'era una macchina figa prima qui. È caduta giù. Mamma, mi hanno rubato la macchina. Senti, e per far finire quella che sarebbe più o meno l'allerta, devo ammazzarle tutte oppure devo scappare? Puoi scegliere fra le due cose. Ammazzarle tutte. Mi sembra quella più divertente. No, forse loro ammazzano bene. Sì, al momento diciamo che a difficoltà difficoltà normale forse ti spinge a giocare da deficiente, quindi perdi un po' di appeal. Però vedo che i loro caschi non è che li stanno riparando da... Sono morto. A terra, aspetta che i compagni ti curino. Possono rianimarti una volta per combattimento. E una volta che finisce sta volta per combattimento muori? Sì. No, non toccare. Deve ricominciare dal checkpoint precedente. Oh, porca merda. Mentre l'animale è stato travolto come una scimmia. Mamma mia, ma che cazzo è? Boh. Ok, ho capito che questi qua viola sono leggermente più attrezzati degli altri. Ucciso in azione. Perché ti assaltano in continuazione? Sì, ammazzarli. Perfetto, ok. Ma mi sa che non li cago proprio perché sono... Cioè quelli là vanno in giro con le ascelle al vento. Questi qua erano corazzati e tutto il resto. Salve. Ah, che problema c'hai? Alle spalle? Vabbè. Non abbiamo più una macchina. È la faccia della mia tizia tipo un po' misto tra stitichezza e diarrea acuta. Posso requisire le macchine civili? Cioè, che tipo di autorità abbiamo noi in questo posto? No, però veramente qualcuno chiami Revolver Oslo, ti dico di spawnarmi un cavallo. Ne ho bisogno. Aspetta che i compagni ti curino. Ma sì, ma sono... Non mi possono portare in braccio? Ma porca Eva. No, non ti portano in braccio. Ma ripeto, posso sequestrare le macchine senza problemi o si incazzano? Puoi sequestrarle. È come Far Cry. Voglio andare vivo. C'è una strana... Ah, le catene mutuose. Sì, non passa una macchina... Sì, il fucile alla precisione, il fucile di precisione è molto buono da usare qua in effetti, però... Io mi trovo sempre meglio con il fucile. Presto signora, mi porti in spalle. Ecco, si fa portare in spalla delle signore. No, io ho bisogno seriamente di una macchina perché sono... Ah no, vabbè, sono quasi un chilometro, lasciamoci due passi. Intanto guardiamo la mappa un pochino. E questa è la mappa, fine. Andiamo avanti. Ma dai, persino in Red Dead Redemption buttavo un fischio e mi passava il cavallo. Aspetta, ma... Il mio obiettivo è un obiettivo in movimento. Ferma il convoglio, oh cazzo. Se c'è una traiettoria diversa... In realtà, guarda, noi abbiamo provato con la squadra puoi giocarlo sia in furtivo che non in furtivo. Nel senso che puoi scegliere tranquillamente di non giocarlo in furtivo, Daniel. Chiaramente giocandolo da solo con la squadra quasi inutile, sì, è da giocare in maniera molto furtiva. E niente, dobbiamo rischiare l'osso del collo perché dobbiamo fermare il convoglio. Ma immagino che non basta che vada lì. Sì, fermi la prego, mostri i documenti. Devo sfondarlo perché mi indica la salute. Ci stiamo scontrando contro un cactus durissimo. Ok. La corruzione e il cartello che i contadini hanno vita difficile. L'agricoltura non è mai facile, capo. Comunque sì, la guida dei mezzi un po' più agili in digitale, quindi con tastiera, è un pelo più difficile. Per fortuna è una moto da cross perché... Oh cazzo no. Vai, vai, vai che ce la fai. Si sta allontanando dal convoglio, penso però che non ci sia una soglia. Ma che vada, si ferma da qualche parte lo sfondo. Appena passato un tizio con le braccia alzate. Sì, chiaramente anche in squadra è più divertente farlo furtivamente, ma se hai tre amici che non vogliono assolutamente farlo furtivamente, puoi tranquillamente giocare lo stesso e farlo... Alla Rambo. Alla Rambo, sì, esatto. Posso sparare dai mezzi? Oh, ma questo, no, questo è un accampamento, sono un posto di blocco, si fermi. Sono stupido. Cioè, io non posso aspettare che loro si fermino per me. Come faccio a fermare il convoglio? Vado un po' più avanti e mi fermo io. Vi fermate per favore, la prego si fermi, ho bisogno che lei si fermi. Ora mi mettono giusto. E lo sapevo che da finire così. Sì, furtivamente è molto meglio, infatti già sta missione action mi sta un po' rompendo. Smetti di toccarmi le zinne, maiale. Ci è mancato poco. Tutorial convogli, ok. I convogli trasportano grandi quantità di risorse. Urta un veicolo nemico, uccidi il guidatore per fermarlo. Te ne fai facile, tu non c'ho una macchina. Madonna, ma non c'ho una macchina, come faccio? Io che dovrei essere tanti di quei secondi in ritardo. Fai le vostre statistiche così vedi. Devi sparare l'auto di scorta, ma io posso sparare mentre sono in moto perché è un problema. Ah no, aspetta, c'è una macchina. Magari i miei amici sono un po' più bravi a sparare, così posso limitarmi a guidare. Ma questa è scassata, andate a cagare. Signore, ho bisogno della sua auto. Ma devo prendere la tua auto, fuori. Un attimo, guido io. Entrate, maledette merde. Cosa potete dirci dei vostri residenti? Infatti sono tipo 30, sono 23 secondi in ritardo. Che bello. Mangiare. Ce la fai ad entrare, tizio? Oh. Ce la fai ad entrare, tizio? Ma come, cazzo entri scostumato? Già abbiamo rotto la macchina. Questa macchina è rotta, perché non si vede bene. Va bene. 662 metri, lo recupererò. Mi puoi cantare You Are The Best Around del tizio di Karate Kid? You're the best. La mia macchina sbanda malissimo, la mia macchina sbanda malissimo. Per favore, sto vomitando. Okay, riusciamo a connetterci sulla loro traiettoria. Ma soprattutto se, premo M si mette in pausa, sì. Ok, dovremmo riuscire a incrociarli in una strada. Cazzo, era incluso nel trattamento che avete fatto al gringo? Era un gingotto, un duro, no? Era una delle cose che mi piaceva di più di lui. Io non sto ascoltando l'auto, ma stanno parlando di qualcosa di molto più importante. Dai che l'abbiamo intercettato. Rinforzi in arrivo? Sparate, sparate, deficienti, sparate! Ne arrivano altri. Ai tuoi ordini. Sparate, Cristo! Perché non sparano? Sono delle merde. Ah, davvero. Sì, siete delle merde. Eravate in macchina con me e non avete sparato un colpo. Sono l'unica donna qui, sono molto più uomo di voi. Andate a cagare. Si riparte. Dovresti sparare alle auto di scorta. Ma in teoria ho tamponato quella merda. Se i tizi si mettevano a sparare con me non era male. Cioè sono praticamente inutili. Potrebbero affacciarsi e riconoscere che è un nemico. O forse semplicemente magari non vogliono che distruggiamo il carico, potrebbe avere un senso. Vai, muori, merda. Ah, Dio, l'odio sta parte di già. Ah no, sono... Sai che ti dico, tanto siete inutili, voi restate dietro. Questa è la missione meno adrenalinica della storia dei videogiochi. Alzati, alzati. Premi. Dicono di premere F. Ordina l'assalto. Ok, questo potrebbe avere un senso, grazie. Muovete, risuscitatemi prima che... Dobbiamo fottere la macchina, dobbiamo fottere la macchina. Civile, si fermi. Civile, si fermi. Grazie. Sì, teniamo giù le armi. Infatti io volevo spaventare il suo finestrino, non la gente. Venite che vi ordino l'assalto su consiglio dei nostri amici di Twitch. Perché immagino si siano... Madonna mia quando non entrano! E prendete la comoda che sta scappando! Guardalo. Solo perché io l'ho preso per il culo all'inizio che li facevo... Quando cioè, parti che tanto si spawnano automaticamente dentro la macchina. E che io voglio fare un po'... Aspetta, perché si è fermato adesso il convoglio? Mi pigliano per il culo. È andata a sbattere contro un capriolo? Va bene, ok. È bellissimo tutto questo, 30 ore per fare la missione e va a sbattere contro un castagno. Simpson. Homer Simpson. Contro un castagno poi si schianterà. Ok, è stata la missione più facile della storia. Dopo essere stata quella più difficile della storia. Quindi F ordina l'assalto. Forse era comodo saperlo prima, ma grazie comunque mi ha evitato un imbarazzante e inutile proseguio nel mio cercare di tamponarlo a morte. Ah, è stato divertente. Sì, lo so, il fatto che sia scattato da solo. Mi sta dicendo che si è aperto, c'è una nuova missione che corrisponde a trova i dati su una petizione libera, 350 punti esperienza. Ma io vorrei provare a mettere qualche abilità giusto per far vedere più o meno quello che si può fare. Aggiunge stabilità usando un'ottica di precisione che io non ho. E senti, invece per comprare i pezzi devo parti. Cioè devo comprarli, devo sbloccarli, devo fare qualcosa. Modifica. Modifica lei. Ma io voglio reimpostazione e verniciatura. Ok. Mi fermo a marrone coyote perché c'è cos'altro che devo volere. Dopo il marrone coyote. Che trovi un trasmettitore e lo protegga fino alla fine della trasmissione. Ok, Katari, ci pensiamo noi. Ok, sì, comincio... Puoi prendere paracadute. Paracadute può essere utile? È sempre utile in un gioco come questo il paracadute, anche solo per fare il pirla. Vabbè, io intanto comincio a dire che secondo me forse, a parte la stupidaggine mia, vi devo dare un consiglio di giocarlo magari non a normale, perché è un po' troppo... Siamo troppo rincoglioniti, amici. E per il resto immagino che avendo... Dai, non rompete le palle. Avendo... No, sparate! Ma perché prima non sparavate in automatico? Ad esempio, Daniel consiglia di aggiungere zoom al drone per selezionare i nemici in minor tempo, insomma. Zoom al... Ma sai che il drone non l'ho mai usato? Con Z? No, sì, nella console è col tasto su, qui non so come... Con la Z di drone. Si fa su? La Z? Eh beh, c'è la B di binocolo e la Z di drone. Posso sparare? Posso fare qualcosa? No, puoi marcare i... Eh beh, sapere che c'è... Mitragliatrice. Salve, mi faccio i cazzi vostri. E questo mi sembra leggermente più grosso... Sto andando fuori portata. Leggermente più grosso come... Sì, più grossi sono meglio cadono. Sì, sì, infatti il drone è importantissimo da utilizzare perché almeno sai cosa devi fare più o meno. E allora sì, mettiamo un attimo qualche abilità prima di andare. Allora, oggetto, paracadute, zoom, binocolo, mina. Ma io ho difficoltà a scegliere abilità perché voglio ragionarmele. Preparazione fisica, resistenza, la quantità di tempo in cui puoi correre. Vabbè, facciamo così, per adesso facciamola alla leggera. Come si richiama il menu armi? No, premo due tasti di Deus Ex, non c'entra un chip. Allora, la pistola è silenziata e questo mi fa piacere. Al momento, giocando normale, però, mi sto ponendo pochi dubbi sul fatto di chi ammazza, perché non mi preoccupo molto se vedranno poi il cadavere o meno. 3, 2, 1. Surprise, motherfucker. È storica. C'è tanta roba. A parte la musica imbarazzante. Ok, lassù mi sembrava di aver visto... Ma perché c'ho il drone? Usiamolo. Mi sembrava di aver visto pure qualcuno qua su. Torino nelle costruzioni. Eccolo qua. No, che sta facendo? Vabbè, cioè che sta facendo? Sta facendo il suo lavoro. Se non me lo segnala vuol dire che è un civile. Un civile con vestiti imbarazzanti. Puoi aumentare la portata del silenziatore, è importante. Ok, la portata del silenziatore potrebbe essere comoda. Ma io vedo qui delle persone che non mi segnalano, quindi immagino siano dei civili. E la batteria si sta scaricando. Quindi ho paura, ora non vorrei ammazzare i civili, cioè già ho ammazzato uno. E qua mi segnala una zona... Ok. In realtà mi dice che ce ne sono due. Solo uno? Ma sì, i cadaveri si possono raccogliere oppure posso lasciarli lì appena di segugio. Vada per il pene di segugio. Si aumenta e si smonta e si rimonta a tuo piacimento. Vabbè, in teoria... Ehi, soldato del cartello! Dov'è il nemico? All'ingresso del campo. Vai con penetrazioni a random. queste cose che mi compaiono. Ah no, era un riflesso. Ci sono accisioni furtive? Cosa potevo fare con Prendi? Interrogarlo probabilmente. Vabbè, prendi medaglia. Con tutti i soldi che hanno potrebbero fare una medaglia più bella. Marchiamo i rifornimenti così i ribelli li verranno a prendere. Qui c'è roba da prendere? No. Però qui doveva illuminarsi, quindi direi di sì. Ah, prende munizioni e dotazione. Ok. Insomma è un misto tra Far Cry e Metal Gear. Metal Gear mi piaceva parecchio. Metal Gear però forse al momento lo vedo un po' più solido come meccanica. Però vabbè, gli do il beneficio del dubbio. È un campo aperto. A questo punto Daniel ti chiedo se giocando Metal Gear Solid Phantom Pain confrontato da questo, quale ti è piaciuto di più? E se effettivamente noti quello che sto notando anch'io, che le meccaniche sulle armi lì mi sembravano leggermente più solide, diciamo. Stava vedendo la TV con qualcuno? Da solo? Solo sul letto? Madonna, ce ne sono 340. Ah, il ciclo giorno-notte, la mia cosa preferita. Sì, questa va a un posto è decisamente più grosso. Però... sì, effettivamente su Metal Gear più soldi. Pure per la furtività. Però vabbè, mi sembra che ci siano... cioè non è per forza una cosa negativa, eh. Magari questo qua uno se lo può giocare anche un po' più Rambo... più ramboso, chiamiamolo così. Passami il termine. Non fare casino, non fare rumore. Poi l'ho fatto io. Io miro ai segnalini perché effettivamente lui non lo sto vedendo. Alla fine mi sto limitando a ammazzare gente in questo momento e basta. Una delle prossime settimane potresti provare a trasmettere anche Metal Gear Online. Metal Gear Online io lo giocherei volentieri. Il problema è che quel gioco lì è particolare perché... per quanto io adori le meccaniche, secondo me hanno strutturato dopo anni un deathmatch degno di questo nome, con delle strane regole che a me piacciono un sacco. Il fatto che non abbia dei server lo fa sprofondare decisamente. Ma io non posso segnalarne più di uno in modo che ognuno se ne prenda uno. Sbaglio io. Sbaglio io, sbagliano loro. Bersagli marcati in attesa di ordini. Ma sai che ti dico, visto che manca poco tempo, io la butterei a Rambo. Però con la mitraglietta. Proviamo a fare un Rambo un po' più silenzioso. Alla fine mi chiedo se io li ammazzo, non dovrebbero acquisire la mia posizione random. Tipo no, già loro. E invece mi beccano subito. Su ce ne dovrebbe essere uno, no, è morto prima. Forse ma sì, finiamo l'ultima parte in completo stile Rambo. O in completo stile gioco con i compagni. E brutto stronzo mi hai fatto beccare. Granata congela, G di granata. Tengo premuto, sì, e lancio. Ribelle ucciso, ma che cazzo. Ok, sì, dai, questo forse premia un po' di più l'approccio furtivo. Puoi ordinare le multi-uccisioni ai tuoi amici. Okay. Penso che lo scoprirò magari in una seconda prova. Io per Metal Gear Online accetterei pure, sperando che sia migliorata la situazione, ma ho più l'impressione che sia praticamente depopolato. Ma... sarebbe bello fare uno speciale su Metal Gear, su come riesce a creare delle... modalità fighe e non riesce poi a a farlo funzionare, perché c'erano tanti bug purtroppo. What the... Voglio provare a catturarne uno. Sì, come vedete è molto... Che cazzo fai? Vai in un riparo. Non essere aggressivo però. Che cazzo fai? Vai in un riparo. Ma si scende. Ma si parla così a una signora? Ok. No. Però non si vede una cippa, nonostante abbia regolato la gamma. Sì, stava un posto grosso, diciamo che andrebbe fatto con una ben chiaro le meccaniche di gioco come funzionano. Io purtroppo l'ho affrontato adesso, giusto perché se uscivo era un problema, visto che a quanto pare siamo dei miracolati. MGS Online, sì, esattamente lui. Merda, abbiamo compagnia. Capisci che è un gioco che è bilanciato bene quando potesti non fare nulla e arrivare comunque primo con la mossa vincente. Cosa hai notato? Non so se è una domanda o un'affermazione. Io vedo che si stanno facendo i cazzi loro. E che se posso saltare? No, cado come un cetriolo. Oh, cazzo, stavo per spararti. Che vuoi? Ti ho liberato, sei libero. Sei vestito male ma sei libero. Ah, la visione notturna. Beh... Ok, andiamo a prendere le informazioni, visto che la missione fondamentalmente era questa. Il clacson nelle auto non funziona. Lo sai che prima volevo usarlo, ma non ho visto manco il comando. Non lo dà nei comandi rapidi, non lo dava. Allora, trova raid risorse. I raid alle risorse forniscono molte risorse. Le operazioni ribelli potenziano le abilità di supporto ribelle, oppure punti abilità. Egoista massimo, via, 2 punti abilità. Perfetto. Ah, però. Quindi punti... Scusate, con l'esperienza sblocco punti abilità e posso prendere anche sul campo di battaglia. Infatti. Lo sai, proviamo ad andare a vedere un attimo nella... Mouse e tastiera... Dovrebbe vedere comandi voi... Veicoli. Apri paracadute, guarda indietro, scendi, rallenta... Segnale che si... No, non credo sia quello che intendo come segnale. Mi sembra strana sta cosa, sai? Come faccio a sapere a una simpatica contadina che sto per ficcarla sotto? Ho bisogno di una macchina per testare, andiamo. Visto che ormai mancano pochissimo. Direi di provare il clacson perché è importante. Perché se uno deve ruolare a questi giochi, si deve impersonare il personaggino, no? Deve anche poter suonare il clacson, cioè se no uno si piglia poi a male. Andiamo. Ma non può essere il comando per il clacson, perché qua ci entri. A meno che forse... Allacciate le cinture. Cambia posto, luci, ecco, in questo ci siamo. Ma se io cambio posto, loro guidano nella destinazione che gli indico. Potrebbe essere, colpo sincronizzato, ruota degli ordini con tab. Madonna, no, non c'è... Cos'è combattere? E beh, il visore termico immagino possa risultare ancora più utile. Anche perché qui a questo momento lui mi evidenzia le fonti di luce, mentre le fonti di calore sono leggermente forse meglio. Con la tab, mi c'è tab per la regola dei... Mi sta mentendo il gioco. Radio, freno a mano... Ok, più o meno il ciclo giorno-notte sembra durare un bel po'. Perché è da un bel po' che è notte, ancora qui. Salve, mi sta accecando, brusto stronzo. Va bene, direi che siamo arrivati praticamente agli sgoccioli, alla chiusura di questa live. Se c'è Eno e vuole pubblicizzare quello che c'è dopo perché non ricordo. Sì. Ripartiremo fra una mezz'oretta con Nioh su PlayStation 4, in cui faremo provare a Fabio per la prima volta il gioco. Io gli darò qualche consiglio, ma siete tutti invitati ad aiutarlo. Quindi direi che possiamo salutare. Se volete che nei prossimi giorni Leo trasmetta di nuovo Ghost Recon, scrivetecelo nei commenti, intanto qualcosa sicuramente ci inventeremo perché immagino che vorrei sfruttare questa open beta. Pensa a quante porcate deve aver fatto per e niente, per chi ci sarà tra poco, per tutti gli altri buona serata e buonanotte. Stanno parlando, mi sembra brutto chiudere adesso. Intanto scrivo anch'io che se volete che mi umili di nuovo in diretta, fatemelo sapere. Vabbè, loro stanno parlando, li interrompo brutalmente. Da Leonardo / The Watts, da Paolo / quello che vi dai 100 euro per seguirci, e da Nipa, quello che non dà soldi, solamente no. Sappiate che verranno sorteggiati tra i commentatori un fortunato che riceverà 100 euro. Ho commentato anch'io Podelli a me. È stato un piacere anche per noi, grazie per averci seguito, grazie Daniel per avermi tenuto compagnia e per non avermi fatto fare figure da idiota perché non sapevo la maggior parte dei comandi. Ciao a tutti e a tra poco per Nioh o Neo o Now, Right Now, Right Nioh. Ciao ciao! Right, ciao ciao! Che in teoria ho premuto il tasto per fermare la live, però la mia tizia si è abbassata, quindi magari non ho fermato la live e ho fatto semplicemente abbassare la tizia. Scopriamolo insieme in questi momenti imbarazzanti di chiusura che non dovrebbero esistere. Ma sì, magari siamo ancora live, ma perché no? Facciamo vedere anche il brutto delle dirette. Se mi facesse uscire. Fammi uscire. Alla prossima aggiungo, grazie Daniel se ci senti ancora perché non so se sono ancora live. Ok, sì, eravamo ancora live. Ciao, ciao, siamo ancora live. Ciao a tutti. Sappiate che di solito diciamo un sacco di cose brutte quando non siamo live. Ciao. Ma non è vero.